Terzo punto, l'ordine del giorno, la rinegoziazione dei prestiti concessi alla Cassa Depositi e Prestiti. C'era una nota della Cassa Depositi e Prestiti del 7 novembre 2014 che permetteva per certi mutui contratti dall'ente con la Cassa Depositi e Prestiti la rinegoziazione. È stato fatto un lavoro certosino dagli uffici per trovare tutti quei mutui che si potevano rinegoziare e trovare una soluzione la più vantaggiosa per l'ente per abbassare leggermente la quota di rata di ammortamento, anche se però obiettivamente il calo è molto molto lieve, di qualche migliaia di euro, non di più. Che comunque tutto fa brodo, ma soprattutto ci ha permesso di finanziare, trattenendo già direttamente i soldi che scaturiscono da questa rinegoziazione, finanziare un'opera che per noi è fondamentale, l'asfaltatura delle strade. Qualche anno fa l'asfaltatura delle strade era una cosa abituale, una cosa quasi considerata una manutenzione ordinaria. Noi, a causa del progresso e dello stato dei conti di questo comune, sta diventando quasi l'unica nostra opera che faremo in 5 anni. Questo solo per dire, senza né far polemica né strumentalizzare, però questo è un dato di come si trova il bilancio di questo ente. È una cosa diffusa su tutti gli enti pubblici del nostro paese. Però questo vuol dire che, essendo per noi una priorità, sicuramente è da fare, e alla prima occasione buona abbiamo imboccato la strada per realizzarlo. Certo è che è molto triste pensare che qualche anno fa si asfaltava tutti gli anni senza problemi, e oggi è quasi un'opera straordinaria che quasi segna la nostra amministrazione. Si sorride per non piangere, la vera cosa sarebbe da piangere. Comunque, sostanzialmente, il lavoro ha prodotto una cifra di 46.000 euro che, sommati al resto, porta ad una quota di 65.000 euro, che ci consentirà di fare un piano. Non immaginiamoci il piano faraonico degli asfalti, quantomeno per fare, passatemi il termine, qualche pezza sul nostro territorio. Situazione drammatica, lo sapete benissimo. Ovviamente abbiamo avuto il parere favorevole della revisione dei conti sulla rinegoziazione dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti. Quindi, se vi sono osservazioni da fare, allora poniamo in votazione favorevoli. Sette. Immediata esecutività, favorevoli.